Tenete, sì, sì, tenete Parigon, per favore. Bravissima nonna, bravissima. Ok, questa è la nostra nonna. La signora Nancia è la nostra nonna. Signora Nancia, quanti nipoti avete? 17. E pronipoti? 18. È nata perché vedo che i miei amici gradiscono questo piatto, allora io, conoscendo Don Pino, conoscendo pure qualcuno che viene qui in cucina, mi è piaciuto offrirlo ai commensali, che hanno gradito tantissimo già le altre volte, e questa volta in più mi è piaciuto invitare queste persone, il famoso poeta Achille Curcio e l'attore Enzo Colacino. Quindi non è stata solo una giornata gastronomica, ma è stata una giornata gastronomica, artistico-culturale, e sono felice di questo, veramente, far conoscere alle persone anche degli artisti. In effetti, condividere un piatto così importante per la tradizione catanzarese, che è una così forte identità, vuol dire un po' aprire agli altri una parte importante della propria vita e della propria identità. Sì, perché questo è un piatto che fa parte della nostra cultura, quindi io ho un detto, dico sempre: in una pentola gli odori della mia città, i sapori e i ricordi della mia infanzia. E penso che con questa piccola frase ho racchiuso tutto, o almeno dico tante cose. Sì, perché oggi abbiamo invitato degli artisti a stare con gli utenti ordinari, diciamo, di tutti i giorni, ed è una giornata di allegria, di festa, come si può sentire, anche per far conoscere questa realtà a tutta la cittadinanza, a tutto il territorio, no? Che è una realtà che esprime una grande solidarietà verso le famiglie più bisognose e garantisce un pasto caldo al giorno, da lunedì a sabato, per una ventina di persone, che noi accogliamo con grande affetto, con grande amore, perché non è solo il pasto caldo poi che emerge, ma soprattutto nel rapporto, nella relazione con gli utenti emergono tante altre necessità, tanti altri bisogni, e quindi ci facciamo carico anche di altri problemi che loro sottopongono alla nostra attenzione, per quanto è possibile. Grazie anche all'impegno di tanti volontari. Sì, i volontari sono la colonna di questa mensa, perché senza i volontari non potremmo fare niente. Sono una quindicina di persone che si alternano tutti i giorni, e alle volte in maniera straordinaria, come oggi il signor Licola, che è un collaboratore esterno, che ha offerto questo piatto speciale catanzarese, il morsello, a cui noi siamo grati per questo gesto. Io ringrazio Don Pino Silvestre e gli organizzatori di Madonna di Pompei, che mi hanno invitato a questa manifestazione. È una manifestazione che, più che gustare il morsello, abbiamo gustato la solidarietà, lo stare vicino a gente che ha bisogno di una carezza, di una pacca sulle spalle, e di questi tempi ce n'è molto bisogno, perché c'è una controtendenza che purtroppo disturba, porta male all'umanità. Quindi è stato bellissimo non solo aver gustato un ottimo morsello, ma stare vicino a gente che ti sorride, è allegra, è stata contenta, perché la solidarietà deve essere la bandiera che ci deve accomunare sempre. Come no? Infatti dovremmo chiamare. Prego. Questo è un'intervista. Ti faccio da Cicerone, questo è l'illustrissimo, non so se conosci. A proposito del morsello, io dicevo a mio, l'ho anche trattato questo, perché Catanzaro è famoso per il morsello, ma era famoso anche per il morsello da Crucia. Esatto. Che non conosce nessuno. Eh sì. C'era
Quando si mangiava questo morsello della cruda? Il Venerdì Santo, perché i portatori delle statue, eccetera, non potevano mangiare, gli davano pure il vitto. E quindi come era fatto? Era fatto con baccalà. E poi entrò nella voga dei catanzaresi che il venerdì si mangiava pure un morsello della croce, perché non musicambera uno, no? Non sono meridionali e non le sanno queste cose. C'era un episodio bello che io ho riportato pure in poesia. Apotiche Mastro Michele, arrivavano chissù Tamarro e Gimigliano, non aveva mai mangiato il morsello, ma vedendo tutti quelli che mangiavano il morsello... Potremmo fare l'ultima parte. L'ultima parte volle mangiare il morsello, allora per provare ci dico, è sogno che un forestiere, ma è lavata buona a trip, dice, si è malata, ci ho pulito dopo le sorte, rispondevo il trattore. Prima di tutto un applauso a Don Pino Silvestre e a questa organizzazione veramente bella, una cosa molto molto bella, e poi il morsello che è fatto da Nicola Gallella, che ho interrogato, l'abbiamo assaggiato, quindi per quanto mi compete un morsello eccezionale. E un plauso a questa volontaria giovanissima di nonna Antonia, 95 anni, che ogni giorno viene qui in questa mensa a dare veramente una mano, una cosa bella bella bella.